colazione con... Ben ritrovati a Cielo Aperto, un cordiale saluto da Claudio Ferri. Oggi ci occuperemo di olive, vedete sono in un uliveto. È una raccolta che è quasi ultimata perché la siccità di quest'anno ha anticipato notevolmente la raccolta. Parleremo di questo, parleremo di un'iniziativa sui Colli Bolognesi perché alcuni agricoltori si sono associati e vogliono dar vita ad un prodotto felsineo DOC. Sono nei colli di San Lazzaro di Savena, sono nel campo, nell'uliveto di Ermanno Rocca, che è qua con me. Buongiorno Ermanno, azienda agricola Bonazza. Adesso con lui parleremo appunto di olive e partiamo subito dalla domanda, insomma, forse più scontata, che è questa. Abbiamo detto che ormai la raccolta è avvenuta, sono già state in frantoio le olive. Quest'anno la siccità ha fatto anticipare notevolmente quindi anche la raccolta e quindi entriamo nel discorso dell'annata. Com'è andata? L'annata è andata discretamente bene per alcuni aspetti. Per quello che riguarda, diciamo, la salute del frutto delle olive è andata molto bene perché le alte temperature per un lungo tempo hanno, diciamo, costituito una difesa naturale per quello che riguarda gli attacchi di mosca. E per quello che riguarda la qualità dell'olio è di grande livello, molto, molto buona. La resa anche in percentuale rispetto ai chilogrammi di olive molite è elevata proprio per il fatto che la siccità, che ci ha sottratto del prodotto però, perché la siccità ha abbassato, diciamo, la quantità raccolta, però l'acqua contenuta nel frutto era molto poca. Pertanto il contenuto di olio era maggiore e quindi diciamo un piccolo compenso l'abbiamo avuto in una resa superiore rispetto alle altre annate. Ecco, nonostante ci sia un impianto di irrigazione che di fatto in parte ha compensato la mancanza d'acqua, Ermanno, poi tu va detto che sei un produttore biologico. Sì, io lavoro ormai da 15 anni con metodo biologico, comunque l'acqua, a prescindere dal biologico, è stato un problema notevole. Io ho l'impianto di irrigazione, ma l'ho utilizzato al minimo indispensabile perché l'approvvigionamento idrico, che qui è, diciamo, dato da una falda freatica e quindi da sorgenti e da un pozzo di superficie, con un'estate così lunga e siccitosa, diciamo, l'acqua non l'abbiamo avuta, è mancata per tanto tempo, per cui la pianta ha una capacità di resistere alle alte temperature e alla siccità molto forte, però ovviamente insomma abbiamo avuto, a scapito della produzione, abbiamo avuto una produzione più scarsa degli altri anni, sicuramente di un 30% in meno come raccolto. E questa è una situazione riproponibile a tutta l'Emilia Romagna, a tutte le aree olivicole dell'Emilia Romagna? Sì, per quello che, diciamo, mi è dato sapere anche come associato ad ARPO, che è l'Associazione Regionale dei Produttori Olivicoli, anche i dati che provengono dalla Romagna sono di una quantità, diciamo, più bassa rispetto alle altre annate. La siccità ha dato un duro colpo per quello che riguarda appunto la quantità del prodotto. Ermanno, c'è sempre più attenzione all'olivicoltura nei nostri territori, in particolare a Bologna. E, tra l'altro, tu e altri agricoltori e imprenditori agricoli avete deciso di dar vita ad una sorta di rete, no? Anzi, una rete di imprese proprio di olivicoltori. Allora, raccontaci di che cosa si tratta. Diciamo che nella provincia di Bologna l'interesse per l'olivicoltura negli ultimi 15 anni, possiamo dire, è cresciuto molto. È forse la provincia in regione che ha l'incremento di superficie olivata maggiore, forse per il fatto che, diciamo, questa attività si era persa un po' negli anni passati, sta riprendendo con un buon vigore. Quanti ettari più o meno?
E un dato della nostra rete, la rete che abbiamo costituito recentemente, proprio alla fine di luglio di quest'anno, sono circa 40 ettari tra 6 aziende che si sono associate per un totale di circa 16.000 piante. Tre di queste aziende sono nel comprensorio imolese e tre sono nel comprensorio bolognese. Si parla sempre di un territorio collinare, di una quota intorno ai 200-250 metri, e che è, diciamo, un po' l'habitat forse migliore per quello che riguarda la pianta dell'olivo. Abbiamo sentito l'esigenza di fondare questa rete d'impresa perché l'olio prodotto, pur in quantità ancora ridotta ma di elevata qualità, prodotto in queste zone era un po' sconosciuto. Quindi i nostri obiettivi sono quelli di far conoscere il prodotto, crescere insieme e quindi cercare di migliorare tutti gli aspetti produttivi e una sinergia anche comune per abbattere i costi. E quindi per... volete dare anche un brand, un marchio al vostro prodotto? Sì, l'idea era quella di, diciamo, ricondurlo al territorio, quindi al territorio bolognese. La rete, sì, il nome della rete è Rete di Impresa Olio Extravergine Felsineo. Adesso dovremo verificare se tecnicamente, per le normative vigenti, è possibile riportare questo nome nell'etichetta commerciale. Siamo assistiti in questo sempre dall'ARPO, e quindi non appena finisce la campagna oleare, perché adesso siamo tutti presi per la raccolta, le moliture, entreremo, diciamo, con forza in questo argomento. L'obiettivo comunque è valorizzare questo prodotto bolognese, diciamo, del territorio bolognese, e quindi ottenere anche magari un valore aggiunto sul piano economico, visto che la qualità è riconosciuta da questo punto di vista. Per quello che riguarda la qualità, molti di noi diciamo, partecipano ad un concorso che è fatto, diciamo, organizzato dal comune di Monte Gridolfo in provincia di Rimini già da oltre 20 anni. Partecipano con dei risultati eccellenti di piazzamento. Dal 2012 io vado a questo concorso e ho avuto diverse soddisfazioni. Posso dire anche nel 2015 il primo premio nella categoria dei fruttati leggeri. Primo premio che l'anno scorso invece è stato vinto dal Frantoio Imolese. Quindi abbiamo portato un po' verso Bologna la qualità dell'olio, che prima era un po' appannaggio della Romagna. Ermanno, le prossime tappe quindi della vostra rete di imprese, innanzitutto se è aperta, quindi se a questa rete un domani si possono aggiungere altre aziende che vogliono aderire, insomma, a questo progetto. Certo, la rete è aperta, siamo 6 fondatori, 6 aziende che per il momento, appunto, hanno fondato questa cosa, ma noi siamo ben, diciamo, lieti se qualche altra azienda sia interessata ad associarsi, ad entrare in questo progetto. Più siamo e meglio è. Faremo un disciplinare che definisce le zone, definisce le cultivar che abbiamo, in modo da avere un prodotto abbastanza omogeneo, e poi cerchiamo di valorizzare il territorio appunto con un olio che ha comunque delle radici antiche, perché ci sono delle testimonianze nelle colline bolognesi, a partire dalle zone di San Lazzaro a finire verso Monte Budello, Monte Capra, quindi tutta la zona ovest, delle testimonianze di piante secolari. Ci sono 29 ceppaie che sono plurisecolari, che hanno resistito nel tempo e quindi geneticamente sono capaci di, speriamo, di resistere ancora. Ermanno, a proposito, poi ci spostiamo perché ho visto delle piantine all'interno del tuo fondo e anche un campo che è stato messo a dimora da poco. Ci spostiamo, ci racconti, perché c'è un progetto qua proprio a proposito di piante che sono state recuperate, ceppaie da cui sono state tolte appunto le marse, dico bene, è sì, corretto dire marze, questo, certo. E così avete fatto un campo che dovrà dare i suoi frutti, ma ne parliamo tra un po', intanto un po' di pubblicità.
Facciamo un passo indietro e parliamo della qualità dell'oliva, dell'olio e dell'oliva, no? Che deve essere raccolta in un momento particolare. Sì, per mantenere, diciamo, tutti gli aspetti organolettici e nutrizionali che l'olio può dare, per mantenere il meglio, bisogna raccogliere l'oliva non completamente matura. Nel momento dell'invaiatura, cioè quando cambia il colore dal verde allo scuro, è il momento giusto. In quel momento abbiamo i profumi e i sapori e anche tutti gli aspetti nutrizionali migliori. Se si persegue, diciamo, un obiettivo di quantità, e quindi con una maturazione completamente avvenuta, si perde però molto in qualità. Quindi noi preferiamo raccogliere e perdere un po' di quantità, ma mantenere una qualità elevata. Le varietà che abbiamo nel nostro territorio, diciamo, sono quasi prettamente di derivazione romagnola, quindi Nostrana di Brisighella, Correggiolo e altre cultivar che abbiamo reperito 15 anni fa, più o meno, quando abbiamo cominciato a impiantare gli uliveti, dalle zone di produzione della Romagna. A dimostrazione del fatto che c'è un molto interesse nell'olivicoltura, insomma, vedo che qua ci sono piante che presto probabilmente saranno messe a dimora. Sì, queste fanno parte di un'ultima partita di piante che ho acquistato recentemente. In primavera ho messo a dimora 1200 piante e queste esattamente sono 500 piante di Correggiolo che prenderanno, diciamo, spazio in un campo nuovo di qui a poco, cioè dalla prossima settimana dovremo mettere a dimora prima che arrivi il freddo dell'inverno. Le superfici ogni anno facciamo, diciamo, investiamo un po' più di superficie, proprio perché crediamo fermamente in questa idea di riportare sulle nostre colline la cultura dell'olivo, che dà anche degli ottimi risultati dal punto di vista paesaggistico. E questo è molto importante. Una cosa che infatti non avevamo ancora affrontato era questo, cioè l'aspetto, diciamo, paesaggistico dell'olivo, che assieme anche ai vigneti del nostro territorio, delle nostre colline, veramente sono un gran bel colpo d'occhio per chi viene a visitare i nostri territori. Sì, l'oliveto in modo particolare, diciamo, colora di un verde, di un grigio verde quasi tendente all'azzurro, perché le foglie hanno questo, diciamo, aspetto cromatico quando sono nel loro momento più di vegetazione più viva, e sono veramente belle, sono piante magnifiche da vedere, quindi il paesaggio sicuramente sarà diciamo, migliorato da questo tipo di cultura. Ovviamente cerchiamo di portare non solo l'aspetto paesaggistico, ma anche un aspetto di sostanza sotto, diciamo, gli effetti gustativi, di gusto, di qualità dell'olio prodotto. Alle nostre spalle quindi c'è questo campo dove queste marse sono state messe a dimora e di qui parte questa esperienza, no? Fatta a cura tua in questo caso, perché hai messo a disposizione il terreno, ma soprattutto dall'università. Sì, diciamo, l'università prima e l'Istituto di Biometeorologia CNR di Bologna successivamente. E questo è un campo con 208-210, non lo ricordo esattamente, comunque piante che provengono dalle specie autoctone che sono sparse nel territorio bolognese. Dunque, i nomi di queste varietà sono state date dall'Istituto Fitosanitario Regionale, diciamo, prendendo spunto dal luogo dove dimora il ceppo, la ceppaia secolare. Quindi alcune si chiamano Monte Calvo, alcune Farneto, alcune Oliveto, altre Monte Capra, quindi vanno a connotare proprio un aspetto geografico territoriale che è stato presente nei secoli, quindi c'è un ritorno. Noi non vediamo l'ora di fare l'olio da queste piante, ma dovremmo aspettare purtroppo i 4, 5, 6 anni che sono necessari. Sono tempi tecnici, ahimè, che è impossibile. Biologici, proprio biologici della pianta, perché l'olivo è una pianta che richiede grande pazienza.
qua sono state catalogate. Possiamo staccare, Ermanno, così sì, ci rendiamo certo. conto da dove proviene questa marza. Ecco, questa è Farneto e quindi già identifica la località. Allora, che tipi di olio vi siete dati per concludere questa, diciamo, nostra chiacchierata? 6 aziende, diversi tipi di olio, come pensate di innanzitutto suddividere questa vostra tipicità, questa vostra produzione, se in biologico, in convenzionale oppure producendo un blend, non so se uso il termine giusto. Sì, un blend, per blend si intende comunque una miscela di oli extravergini che provengono da cultivar diverse. La nostra idea, la nostra linea al momento, visto che siamo 6 aziende fondatrici di questa rete di impresa per l'olio extravergine felsineo e 3 di queste producono in modo biologico e 3 in modo convenzionale in lotta integrata, faremo per il futuro 2 oli, uno ovviamente certificato biologico e uno convenzionale. Sarà un blend appunto per ciascuna delle 2 linee, perché metteremo le nostre migliori produzioni a servizio di questo olio, di questo nuovo prodotto. Per concludere, Ermanno, quando vedremo le prime bottiglie in tavola? Al momento la nostra intenzione è quella di avere il prodotto, burocrazia permettendo, all'inizio del 2018, perché dobbiamo avere la certificazione delle etichette e quindi sono tempi tecnici per arrivare ad avere l'etichetta commerciale pronta e quindi già dalla l'annata olearia 2017 che darà all'inizio del 2018 l'olio etichettato pronto per essere venduto e assaggiato ovviamente. E noi siamo ansiosi di assaggiarlo. Grazie Ermanno. È in ripresa il mercato dell'aceto balsamico tradizionale di Modena. Il prodotto ha denominazione di origine protetta che esprime nel suo complesso e su base annua 8.000 litri. Quantità non elevate, ma che raccontano il meglio dell'eccellenza agroalimentare del territorio. Presidente del Consiglio, non parliamo di produzione in senso stretto, in questo caso parliamo di mercato dell'aceto balsamico tradizionale di Modena. Un mercato che tutto sommato è abbastanza rigido, che esprime volumi di grande qualità, ma non molto elevati. Certo, le quantità sono ovviamente proporzionate al settore e al fatto del sistema di produzione legato al tempo, quindi ci vogliono almeno 12 anni, almeno 25 anni, quindi già questa la dice lunga sul fatto che la produzione è molto ristretta. Il mercato internazionale prevalentemente, dove noi collochiamo il prodotto, fortunatamente è in ripresa. Quindi si può dire che il 2017, abbiamo ancora un paio di mesi, si presenta già oggi molto interessante. Pensiamo probabilmente di poter tornare ai livelli pre-crisi, che sarebbe già un grande risultato. Questo significa in termini di litri? In termini di litri noi puntiamo a tornare a dati di pre-crisi che non tornano ai 10.000 all'anno. Quali sono le sinergie che avete attivato con il consorzio di aceto balsamico di Modena, IGP? Beh, sono tante, abbiamo fatto acetaie aperte insieme, facciamo una serie di iniziative in Italia e all'estero, perché la scommessa che abbiamo messo in campo è quella di presentare al pubblico i 2 prodotti, anziché presentarli in modo sbagliato come nel passato, sono uno in IGP, l'altro in DOP, e il consumatore, quando riesce a poter sentire i 2 prodotti, si fa una ragione sia sul modo di produzione, cioè i 60 giorni dell'IGP, o i 3 anni per il loro invecchiato, confronto con i 12-25 nostro, il prezzo che è ovviamente molto, molto diverso e anche gli usi che sono diversi dai 2 prodotti. Il nostro diventa un gadget, un valore, il nostro è un diamante che ovviamente accompagnato all'IGP si esalta ancora di più. Le aziende che producono tradizionale, balsamico tradizionale, negli ultimi anni, qual è stato lo sviluppo che c'è stato? Nel senso che hanno aumentato le dimensioni, si sono internazionalizzate, quindi hanno cercato di proporsi autonomamente all'estero? Sì, quelle principali nostre, senza citarle per non non ricordarmele tutte, ma quelle più attrezzate sono molto attive sia in Italia che all'estero e si sono molto rinforzate. Poi dobbiamo aggiungere che molte di queste fanno sia l'IGP che la DOP, per cui hanno
un'organizzazione già molto rodata. Quindi insomma il traino lo fa il tradizionale o l'IGP? Ma diciamo che il tradizionale è la storia, la cultura, la passione a cui fa riferimento, come lo chiamo io, il mondo balsamico, di cui fa parte giustamente l'IGP, che ha volumi e una serie di collegamenti internazionali che mi auguro in futuro possa trainare ulteriormente per le vendite anche la DOP, che ovviamente rimane il fiore all'occhiello, e dubito che senza questo il mondo balsamico possa avere molto fortuna. Ecco, nelle ultime settimane, negli ultimi mesi sono state fatte numerose iniziative che ruotano attorno alla produzione di aceto, tra cui anche acetaie aperte. Ecco, in prospettiva quali sono le iniziative, gli eventi che vogliono valorizzare questo prodotto? Ma dunque, acetaie aperte, intanto dobbiamo mantenere la cadenza annuale dell'ultima domenica di settembre, proprio per abituare i cittadini, i visitatori a esserlo. Noi abbiamo in animo invece per la primavera, aprile-maggio, un nuovo evento, che oggi però non mi sento di anticipare perché lo stiamo costruendo, da fare probabilmente in centro a Modena, legato ovviamente al sito UNESCO, alla piazza grande, alla Ghirlandina, portando un evento molto importante per cercare di legare una serie di personaggi e far conoscere, ovviamente, far apprezzare il nostro prodotto con una giornata in centro a Modena, ovviamente un grande evento, ovviamente non molto costoso perché noi non abbiamo queste possibilità, ma sarà una cosa molto simpatica. Bene, da questo campo che rappresenta il futuro dell'olivicoltura, ma che ha in sé le radici delle vecchie piante, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre a cielo aperto. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, ma se volete rivedere la puntata potete cliccare sul sito cieloaperto.com e seguirci sulla pagina Facebook. Arrivederci!